È vero, lei le conosci Bettina? No, non la conosco. Ma vorresti conoscerla? Vuoi conoscerla? Se c'è la possibilità, poi non so di dove è. È qui Partito. Sopra. Guarda, lei è sopra di me. No, dico nel senso di quale città è, dove è. Parlate voi. Io sono della Sicilia. Però si sposta spesso a Torino o Milano. Sì. Vado, tu sei di Torino? Se vieni a Torino mi farebbe piacere conoscerti, se vuoi, eh. Io non obbligo nessuno. Ma il biglietto me lo paghi tu, però. Come gli hai detto. Grazie, gentile. Ok. Bettina, vabbè, ma ne vale bellissima. La pena, comunque. Sì. Era un sì, non mi è piaciuto questo sì, però. No, niente. Se mai vieni a Torino a Milano, cioè, io vorrei conoscerti. Se... Ok, ma cosa mi offri? Quello che vuoi. Io sono astemio, quindi bevo solo acqua spremuta. Alcol spremuto? No, la Coca-Cola, l'acqua e la spremuta. Ah, ok. Ci facciamo una spremuta insieme, allora. D'arancia, ok. Lele, sai che secondo me se adesso tipo ti impegni con Bettina, secondo me nasce una nuova coppia, secondo me. No, aspetta, Lori. Dimmi. Lei è dalla Sicilia. Ma magari si trasferisce. Quindi a distanza. Scusa, c'è la Verroni, che vuol dire della Sicilia con questo dono? No, senza offesa, Bettina, però io al mare a distanza, la relazione a distanza io non ci ho mai creduto. Ma lei ne stai giocando alla Play? Sì, è Spider-Man. Ma cavolo, c'è una bella ragazza così davanti a te che vuole conoscerti, giochi a Spider-Man. Ci sta. Dovresti impegnarti un po' di più. No, io preferisco conoscerti di persona. Lo so, ma il primo approccio magari possiamo fare. Ma quindi tu non sei su Tinder? No, cioè ho provato Tinder. Ah, ok. Ma perché mi sembra di averti visto a te su Tinder? Sì, l'ho provato solo una volta però, qualche settimana fa. Avevi la foto a petto nudo? No, non avevo il petto nudo. Ma allora non eri tu. Perché Bettina, tu sei su Tinder? Sì, l'ho conosciuta là, per quello l'ho invitata in chiamata. Tinder a me non mi piace, se stai lì 3 ore. Una cosa, Bettina, hai anche OnlyFans per caso? Sì. Come mai Lele questa domanda? No. Tutti vanno lì su OnlyFans, non ce l'hanno tutti. Cominciare a cercare il gruppo Telegram, perché tanto non trovi niente. Quando tu incontri una ragazza, ok, che magari ti piace o quant'altro, qual è l'approccio che hai su di lei? Come preferisci provarci? Cos'è che fai? Qual è la tua mossa? Tipo? Mi presento, faccio le cose. Facciamo finta con Bettina. Vai. Esatto. Finta che esatto. Allora, aspetta, diciamo, facciamo la cosa proprio fatta bene. Lele, dove siamo in questo momento? Cioè, dove vorresti essere? In una stazione di un treno? In un ristorante? In spiaggia, ok. Spiaggia. Allora, tu sei in spiaggia da solo col telefono in mano, metti da parte il telefono, vedi Bettina, dici bellissima, e cosa fai? Fatelo adesso, va a pedirle ciao. Ciao, sei bellissima, vorrei conoscerti, facciamo 4 chiacchiere, almeno se possiamo diventare amici, ti offro qualcosa a bar. Sì, però non è che mi puoi dire tutte cose insieme, così mi spaventi, c'è una cosa alla volta. Ah, fantastica! Ah, Bettina, un attimo, Bettina! Sì, dimmi. Tu ce l'hai Instagram? Sì. Ti posso seguire? Così mi puoi seguire anche tu. Certo, sì. Come ti chiami? E tanto poi in 3 secondi me lo sono già dimenticato. con la memoria che ho, vado. Ma posso dirlo? Voglio dirlo. Sono anche su Twitch io.
Ah vabbè, così tipo, ti seguo su Twitch, allora. Non è meglio su Instagram, così potete anche scrivervi in privato, cose così. Su WhatsApp se vuoi, Su WhatsApp, su WhatsApp, certo. dagli il numero. Ma su WhatsApp già trovo, cioè, prima conosciamoci sulle piattaforme. Ma dai, ma skippiamo questi passaggi inutili, passiamo direttamente al soldi. Portate di mano. No. Anzi, io non ti lasciavo il mio Instagram. Ah, ok, sì, me lo puoi dire, tanto cioè io con la memoria sto a posto. Beato te, io no. Comunque, Lele Colli, reale. Lele underscore, cioè il trattino basso, Colli trattino basso, reale.